tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente in superstrada, esplode un pneumatico, ventenne miracolosamente illesa. Strada Colabrodo a Fratterosa, gli abitanti minacciano di bloccarla. Il Natale a Fano inizierà ufficialmente il 3 dicembre con la cerimonia in piazza e l'accensione delle luminarie. Al via Cartoceto la 41esima mostra mercato dell'olio d'oppio. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 in tutta la regione Marche. Cominciamo dalla cronaca. La cronaca è un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi in superstrada. Scoppia una gomma di una macchina, una ragazza rimane illesa. Incidente autonomo senza feriti nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Fano-Grosseto all'altezza di Bellocchi di Fano. Tanto spavento, molti danni e un'auto semidistrutta per una ventenne di Cartoceto che, poco dopo le 17, ha urtato violentemente il guardrail sul margine destro della carreggiata mentre procedeva in direzione Monte e dopo un test a coda si è arrestata al centro della carreggiata. Alla base dell'incidente lo scoppio dello pneumatico anteriore destro della sua Lancia Y che le ha fatto perdere il controllo del mezzo che come impazzito è rimbalzato prima a destra e poi a sinistra, fortunatamente però senza coinvolgere altri veicoli. Anzi, le auto e la motrice di un tir si sono fermati per prestare soccorso alla giovane che in evidente stato di shock per la disavventura è uscita illesa dalla vettura con gli airbag esplosi ed il radiatore che ha sversato sulla asfalto tutto il suo liquido. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari, ma a causa di alcuni chilometri di code formatisi subito dopo l'incidente, la polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi con una pattuglia da Cagli, è stata costretta a deviare il flusso del traffico in direzione Roma all'altezza dello svincolo di Bellocchi, in attesa che il carro attrezzi rimuovesse il mezzo incidentato al centro della strada. E a proposito di strade, nel comune di Fratterosa c'è una piccola frazione che si chiama Torre San Marco dove i cittadini sono preoccupati e anche arrabbiati per le condizioni pessime di un tratto di strada provinciale. Se non verremo ascoltati, passeremo ad un'azione dimostrativa anche forte, magari occupando per qualche ora la sede stradale. Roscini Italo, ex presidente della Proloco, si fa portavoce delle lamentele della comunità di Torre San Marco nel comune di Fratterosa per le disastrose condizioni del tratto di strada provinciale 115 che collega Torre a Sant'Andrea di Suasa. Per guidare bisogna andare da destra a sinistra, spostamenti continui e quindi è pericolosa. E il guaio è che nessuno fa niente e dice niente. Io ho scritto al prefetto. Quindi mi sono rivolto anche a voi sperando che chi di dovere se ne occupi, perché è veramente una cosa non più accettabile. 4 chilometri di vero percorso a ostacoli. L'asfalto, il cui pezzo più integro non misura più di 150 metri, mette a dura prova sia le auto che i loro conducenti, mettendone seriamente a rischio l'incolumità in caso di forte pioggia o clima avverso. Oltre naturalmente ai danni delle macchine, perché le macchine, sento tanta gente, ho dovuto cambiare il braccetto, perché con quelle buche, con la strada così, bisogna cambiarli spesso. E quindi non sono proprio desolato, nel senso che non vedo una fine.
Le 200 anime di questo piccolo borgo a 342 metri sul livello del mare, come riportato sulla facciata della piazza, affogato nelle splendide colline marchigiane, meritano una viabilità decente e si aspettano di essere ascoltati da chi di dovere. Noi vogliamo la sistemazione definitiva, perché è inutile che vengano dei cantonieri con un camioncino, due palate di bitume che non tiene, non regge e quindi non risolve nessuno dei problemi. Sicuramente risentiremo parlare di Italico e dei suoi cittadini, alcuni dei quali anche stranieri e di fuori regione, che hanno preso casa qui come buon ritiro, vista l'aria buona e il cibo buono, e che pretendono che anche le strade siano all'altezza della bellezza del luogo. Sabato e domenica prossimi appuntamento a Cartoceto con il festival dedicato all'olio, che quest'anno, come vi abbiamo già detto in un precedente servizio, è di ottima qualità. L'olio è assolutamente il migliore degli ultimi 10 anni, ha una concentrazione di polifenoli molto elevata, un'acidità bassissima e una qualità anche al gusto in cui si accentua molto l'amaro e piccante caratteristico dell'olio DOP di Cartoceto, che non è mai invasivo, quindi non va mai a coprire gli altri piatti, quindi è un olio veramente eccezionale. Un prodotto della terra come mezzo di promozione turistica, un'eccellenza territoriale come veicolo esperienziale per un turista sempre più esigente e fidelizzato. Possono essere queste, oltre alla valorizzazione di un prodotto unico che l'Italia e il mondo intero ci invidia, l'olio Cartoceto DOP, le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione cartocetana a rivoluzionare la mostra mercato dell'olio e dell'oliva, che vive da 41 anni in un vero e proprio evento mediatico nazionale. Utilizzando sapientemente tutti i canali di divulgazione di massa più utilizzati ed in voga, come Instagram, Cartoceto DOP il Festival è divenuto da subito un evento cult. Una spinta in avanti in cui ne beneficia, oltre che l'intero settore agroalimentare, anche la regione Marche tutta, una volta che si presenta agli appuntamenti di promozione turistica che contano, potendo vantare, tra le altre cose, di manifestazioni che nulla hanno da invidiare alle più blasonate e consolidate a livello nazionale. Non da ultimo, in modo particolare, gli spettacoli al Teatro del Trionfo, di cui quest'anno probabilmente la chicca principale è rappresentata dal maestro Fabio Concato, che si esibirà appunto nel 700° Teatro del Trionfo domenica 5 novembre, mentre per ciò che riguarda domenica 12 novembre l'appuntamento al Teatro del Trionfo sarà con Greta Panettieri, questa voce jazz che sicuramente sta riscuotendo successo in giro per il mondo e che per l'occasione, per Cartoceto DOP il Festival, rivisiterà in chiave jazz appunto tutto quello che è il repertorio più noto e conosciuto di Mina. Quest'anno poi ci sono diversi elementi di novità. La piazza, dopo diversi anni, si presenta totalmente libera ed ospiterà diversi espositori e produttori, tra cui anche le aziende di Campagna Amica. Nomi di forte richiamo per la componente artistica della manifestazione, come il maestro Concato, ma primo fra tutti quest'anno, finalmente, il re indiscusso della manifestazione sarà lui, l'olio extravergine d'oliva, che quest'anno è di qualità eccelsa. Sì, dopo annate negative, perché purtroppo il 2016 e il 2014 sono state due annate decisamente negative negli ultimi 3 anni, troveremo un'annata eccezionale. A livello di salubrità del prodotto, perché di fatti l'andamento climatico non ci ha fatto intervenire come olivicoltori nei nostri vigneti, quindi oliva sana, salubre e a livello qualitativo veramente ottimo. Qui già presenza di polifenoli molto ricca, quindi anche dal punto di vista salutistico molto ricco. Pesaro è ufficialmente città della musica UNESCO, lo scrive su Facebook il sindaco Matteo Ricci. L'UNESCO a Parigi, esulta il primo cittadino, ha appena comunicato la vittoria della nostra città. Un risultato storico, un volano straordinario per lo sviluppo culturale e turistico. Sono in tutto 64 le città che sono state accettate oggi nella rete UNESCO delle città creative, oltre a Pesaro per la musica, Milano per la letteratura. Le italiane che hanno passato la selezione sono Alba, Cuneo,
per la gastronomia e Carrara per l'artigianato. Si tratta di 64 città di 44 diversi paesi, ha sottolineato la direttrice dell'UNESCO. Di queste 19 provengono da stati che finora non facevano parte del network. A Fano Comune e Proloco sono già al lavoro per i preparativi del prossimo Natale, che vede alcune novità per la nostra città. Assessore, allora ieri un incontro, diciamo, preparatorio a quello che sarà il Natale 2017. Sì, ieri è uno dei diversi incontri che abbiamo avuto, perché già abbiamo, per il Natale abbiamo iniziato a lavorare già da diverso tempo, però ieri abbiamo messo a punto tutto un po' il programma. Ci siamo riuniti con le associazioni di categoria rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, la Proloco di Fano, il comitato del centro. Ci siamo riuniti per definire le ultime fasi della programmazione del Natale, che quest'anno quindi abbiamo sempre ripreso la collaborazione con tutte queste associazioni, con tutti questi soggetti, per creare delle sinergie tra l'amministrazione comunale e il mondo dei commercianti. Quindi anche quest'anno l'amministrazione ha deciso di sostenere fortemente questa iniziativa del Natale per dare lustro alla città, per dare sia per la città, per i commercianti, non solo anche quelli del centro, ma anche quelli dei quartieri vicini, perché per dare anche un impulso alle attività commerciali. Allora, chiederete un impegno delle forze economiche della città, a fronte di che cosa però, se si può dire, nell'ambito del possibile? Ma a fronte di che cosa? Sicuramente a fronte di una vivacità della città. Il nostro obiettivo è quello di farne parlare sia a livello locale, quindi nella nostra provincia, dove sappiamo che ci sono dei mercatini molto seguiti, gente che viene anche da fuori, quindi l'obiettivo è portarla un po' anche nella nostra città. E quindi rendere una città viva è importante, e per questo sono importanti l'economia. Ovviamente le economie del Natale, lo sappiamo, sono composte da una grossa fetta che mette l'amministrazione comunale, ma anche da un supporto importante che danno i commercianti. Però una data la possiamo dare, almeno una data certa, un appuntamento lo possiamo svelare. Ma guarda, una data che possiamo svelare, che direi che non è segreta, è quella del momento dell'inaugurazione del Natale di Fano. 2 anni bellissimi, anche il terzo anno sarà veramente stupendo, quindi preparatevi già fin d'ora, quindi diamo la data del 3 di dicembre, tutti in piazza 20 settembre, perché ci sarà una magnifica accensione dell'albero di Natale del Signore Seri. E al cinema Politeama di Fanno ritorna la famiglia Ordonselli, il film di Paolo Del Bianco che sta avendo, che ha avuto un ottimo successo di pubblico al Politeama, e proprio per questo successo, grazie a questo successo, Del Bianco ha deciso di prolungare la proiezione al Politeama anche per i giorni di domenica 5 novembre alle ore 16 e lunedì 6 novembre alle ore 21. Dopo il telegiornale, una serie dietro l'altra di box, i personaggi di Fano, sino ad arrivare alle 21. Dopodiché, in diretta, per tutta la notte, sino a domani mattina alle 7, dalla Cappellina della Divina Misericordia, i volontari terranno un momento di preghiera, ogni ora il Santo Rosario e la Coroncina. E la storia di un santo. Tutto questo ogni ora fino a domani mattina. Saremo quindi in diretta. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona serata e buon primo novembre, buon onomastico a tutti, visto che si festeggia tutti i santi.